Questa è la storia di un gruppo di ragazzi, ricchi ricchi, sfondati. Nessuno di loro aveva bisogno di correre per mantenersi. Anzi, le corse erano uno svago, un modo per sfuggire alla routine, ad una vita fatta di salotti altoborghesi, di riunioni, di etichette da seguire. Una gabbia dorata, ma pur sempre una gabbia. Morirono tutti prima dei 30 anni, tranne uno che li aveva passati da poco. Erano cinque ragazzi che amavano la vita al punto tale che per doverla assaporare la mettevano in gioco in giro per il mondo guidando un'auto da corsa. Ma attenzione, non un'auto qualunque, una Ferrari. Enzo, il Drake, sapeva il fatto suo. Fangio se n'era andato sbattendo la porta di Maranello e Ferrari era alla ricerca di un altro campione del mondo, uno fatto in casa. Non importa chi vinca, basta che lo faccia su una mia auto. Questa è la storia della squadra Ferrari Primavera. Eugenio Castellotti, o tutto o niente, bello come un dio greco, si vantava con gli amici di detenere il record tra Lodi, casa sua, e Piazza del Duomo a Milano. Uno così bello come il sole è attratto naturalmente dalle auto da corsa e anche da ciò che si portano dietro. Accanito donaiolo, al gentil sesso preferiva unicamente le gare. Una in particolare, quella che lo rese celebre. Mille miglia del 56. Il tempo è forse il peggiore che abbia visto la corsa dalla sua prima edizione. Diluvia. Piove come in un film americano, direbbe Tonino Guerra. Castellotti guida una Ferrari 290 mm Scaglietti. Non la guida semplicemente, la domina. Va e torna a Brescia passando per Roma in quasi 11 ore e mezza. Un'ora più veloce di Fangio, il maestro. È qui che nasce il mito di Castellotti. La stampa lo osanna, il pubblico lo adora. Eugenio ricambia. È un ragazzo che se fosse nato a Los Angeles sarebbe già un divo del cinema, ma è italiano e alla passione per le luci della ribalta unisce quella delle corse. Da tempo si frequenta con Delia Scala, una delle attrici di teatro più importanti ed avvenenti del panorama di quel tempo. Delia Scala in vita sua ha avuto, si dice, due nemici. La madre di Castellotti. Delia aveva un matrimonio fallito alle spalle, la madre di Eugenio era fervente cattolica. Ed Enzo Ferrari. Gli orari del teatro non fanno bene ai miei piloti. È il marzo del 57. Castellotti fa avanti e indietro da Firenze, dove è in scena uno spettacolo di Delia, con Modena e Maranello, per provare le Ferrari di Formula 1. Il circuito di Modena è una sorta di triangolo, velocissimo, ma il tempo si fa in frenata, alla prima curva dove l'asfalto forma una S. Castellotti tempi buoni, Castellotti tempi ottimi. Ma non fa il record. Enzo Ferrari gliel'ha chiesto, deve battere la Maserati di Jean Berat. Ritardare la staccata e entrare più velocemente possibile alla S. Qualcosa non va. L'auto sbanda, non si sa se per un problema tecnico o se per la foga di Castellotti. Eugenio prende un cordolo. Non sono i cordoli di adesso, quelli di Modena sono dei muretti di 40 cm. La Ferrari decolla e atterra su Castellotti. Eugenio non c'è più. Quello che doveva essere l'erede di Ascari se n'era andato così, in un test in un giorno della settimana qualsiasi, nel marzo del 57. Non sarebbe stato l'ultimo. Lo spettacolo deve continuare. C'è da preparare una mille miglia, quella del 57, c'è da preparare una macchina, quella di Deportago. Ma di questo ne parleremo la prossima volta.